Questo brano si chiama Engine di vita. Sono fatto dei tuoi occhi, sono fatto sì, non c'è finché li racconti, niente che mi sbatta al muro ma il tappeto sì. Quanta fila al supermarket, mi perdo tra i supplì. Quando sbatti le tue ciglia, al profumo di vaniglia. E adesso che è finito il drum, e adesso che mi manchi tu, che non ti trovo più nel mio menù, che cosa ordino? Io sono in gin di vita e bevo dai miei occhi, ma non dimentico, poi dopo vomito, malato cronico, se non mi tocchi. Io sono in gin di vita e bevo dai tuoi giorni, ma non dimentico, poi dopo vomito, chiamami stupido. Sono matto dei tuoi occhi, sono matto sì, come Joker Joaquin Phoenix, non mi fa ridere ma piangere, l'hai visto il film. E adesso che è finito il tour, e adesso che mi manchi tu, che non ti trovo più nel mio menù, che cosa ordino? Io sono in gin di vita, ubriaco dai miei occhi, ma non dimentico, poi dopo vomito, malato cronico, se non mi tocchi. Io sono in gin di vita e bevo dai tuoi giorni, ma non dimentico, non ti perdonerò, chiamami stupido. E bevo dai miei occhi, ma non dimentico, non ti perdonerò, chiamami stupido. E adesso che è finito il tu, e adesso che mi manchi tu, che non ti trovo più nel mio menù, che cosa ordino? Grazie. Grazie. Allora, è bellissimo per noi star qua, non so se si sente un po' dall'accento, ma noi insomma veniamo da un po' lontano, siamo da qua, no? un po' di chilometri, siamo toscani, però è bello perché qua ci siamo sentiti subito a casa. E tra l'altro con noi oggi c'è cioè un vostro concittadino, perché lui è di Barletta, e quindi facciamo grande un applauso al nostro super chitarrista Alberto, che ci ha accompagnato in questa avventura del TEDx. Il brano che andiamo a fare adesso è un brano un po' piccante, se vuoi, perché l'amore, no? Sì. Si mescola insieme alla cucina, insieme al sesso, insieme a tutto. Il brano si chiama Maionese. È tutto il giorno che sono disteso, è tutto il giorno che ti vedo anche se non ti vedo, e chiudo gli occhi per immaginare. Non bevo l'acqua per dimenticare che siamo soli come una badante, che siamo vittime di questo dolce fare niente. Togliamoci di dosso le mutande per naufragare sotto le coperte. Dormirò, dormirò, dormirò con te, soprattutto quando fuori piove. Mi farò di te, delle tue gambe aperte maionese. Ritorniamo soli a guardare una nuova foto sul tuo vecchio iPad. Ti prego, dammi un altro pezzo di te. Sei così bella come una poesia di Baudelaire. Nella cucina ancora il tuo sapore, sulla lavagna la tua scritta amore, manca il sale, e chiudo gli occhi per immaginare.
bevo la vodka ma non voglio affogare, e chiudo il cuore dentro ad una stanza, lo prendo a pugni come un pugile che fa la guerra. Ci salutiamo per l'ultima volta, come se fosse poi l'ultima volta. Tornerò da te, le mie mani sotto il tuo maglione. Mi farò di te, delle tue gambe aperte il maionese. Ritorniamo soli a guardare una nuova foto sul tuo vecchio iPad. Ti prego dammi un altro pezzo di te, sei così bella come una poesia di Baudelaire. Dormirò con te, soprattutto quando fuori piove. Mi farò di te, delle tue gambe aperte maionese. Ritorniamo soli a guardare una nuova foto sul tuo vecchio iPad. Ti prego dammi un altro pezzo di te, sei così bella come una poesia di Baudelaire. Grazie a tutti, grazie a voi. Grazie Alberto. Un applauso, grazie Alberto. Ilegno! Alterix di Barletta, eccoli qua. Io mi metto qui, eh. Bene, guarda noi. Stiamo a sedere, sì. A parte io alto, sono alto uguale, guarda. Cambia nulla. Sedere un piedi. Sto mangiando la caramella come fa Maria De Filippi, non so se è presente. Sì, certo. Guarda. Quindi adesso devo anche trasformare un po' la voce. Sai, per questa piccola intervista, non è un'intervista, in realtà è una chiacchierata. Una chiacchierata. Sì. Perché io sono molto affascinato, come immagino gran parte del pubblico del TEDx stasera al Teatro Curci, qui a Barletta, dalle vostre, dal vostro aspetto, da questa maschera. Sì. È una maschera? Una maschera, una scatola, come ti pare? È una scatola. Sì. E la scelta di questo... di questi personaggi, diciamo che nasce un po' per caso, nasce sì. Perché comunque noi ci conosciamo, siamo amici, abbiamo deciso di intraprendere insieme questo percorso, ma anche perché volevamo far arrivare in primis le nostre canzoni, no? Perché ormai se guardi un po' i social, guardi tutto quello che ci circonda, soprattutto le nuove generazioni, è tutto un apparire, no? Un'apparenza, tutto un usare filtri per la faccia, no? Le non foto, so dove guardare. Guardare qua. E quindi noi invece questa cosa l'abbiamo bypassata, abbiamo detto no, sì, mettiamoci una scatola, ci copriamo e fondamentalmente cerchiamo di far arrivare quello che è esattamente detto, l'opposto, no? Uno può immaginare, sai, abbiamo scelto questa cosa, questa tenuta anche per attirare attenzione, invece no, è esattamente per l'opposto, per nascondere perché siamo più noi stessi probabilmente nascondendoci molto di più. Sì okay. Così. Tra l'altro vi somigliate, siamo simili, sì. Vero. Il tema del TEDx, come Danny DeVito e Schwarzenegger nel film, esattamente. Il tema del TEDx di Barletta è Foresta che muove. Qual è la vostra foresta? Ma la nostra foresta è quello che facciamo quando andiamo a suonare, cioè si crea la connessione con il pubblico e vedere il pubblico che canta le nostre canzoni o comunque che ci segue è come proprio vedere una foresta che si muove, che respira, e questo per noi è linfa vitale per il mestiere che facciamo. Riuscire a calcare i palchi di tutta Italia e arrivare poi a contatto con il pubblico è per noi una foresta che si muove senz'altro. C'è stato un momento in cui nel vostro percorso si è mossa una foresta, perché come raccontavo all'inizio questa citazione è una citazione di Shakespeare, no? Del sì. Macbeth. Sì. C'è stata questa profezia di questa foresta che si sarebbe mossa, beh, quindi a un certo punto è accaduto qualcosa nella vita di Macbeth che ha cambiato poi tutto quanto, le carte sì, in tavola. Sì, è accaduto anche a voi così? Ma noi fondamentalmente sì, cioè alla fine tutto quello che accade sempre per un cambiamento, no? Noi la scatola ce la siamo messa perché io avevo traslocato da poco, per esempio. Ho traslato da poco, avevo queste scatole, lui era a casa mia. Non possiamo fare la pubblicità, però era una scatola. La scatola famosa, sai, quella c'ha la faccia. Amazon, i famosi pacchi. Ok, i famosi pacchi, e da lì ho detto facciamo un progetto, però non ci si può mettere la faccia di Amazon. So, e quindi mettiamoci, perché sennò zigniamoci gli occhi. Forse ci arrestano. E allora abbiamo detto facciamo, siamo messi questa scatola, abbiamo provato da lì. No, ma è nato tutto molto per
gioco alla fine. Sì. Ci stavamo divertendo, ecco, la cosa bella che ricordo di questo legno e poi nel tempo siamo quello che siamo, è che è nato tutto per gioco e per voglia di fare qualcosa che avevamo dentro e volevamo fare. E poi a volte la musica ti pone delle cose un po' che poi prima era cartone. Era cartone. E adesso è. Poi siamo andati da Mastro Geppetto e ci ha fatto la scatola. A Collodi, siamo andati a Collodi. Era più. Pesa anche un po'. Sì, ormai ci siamo abituati. Però quando fate musica, cioè a casa vostra, ve le togliete quando siete in studio. Sì, certo. Come nascono queste canzoni? Dove nascono? In che luogo? Perché come nascono è una domanda, insomma. Sì, poi ti risponde Vasco, le canzoni nascono. Da sole, come le parole, eccetera, eccetera. Come però nascono? C'è un luogo? Cioè vi ritrovate in un posto? Sì, allora quando ci troviamo senza scatole. Le nostre note vocali su WhatsApp sono molto più lunghe di quelle di Paradiso. Di Paradiso, ti mando un vocale, 10 minuti e nulla. Un quarto d'ora. No, ci troviamo poi anche a distanza, quindi abbiamo una... Usate l'intelligenza artificiale? Sì, tutti i giorni. Ora poi è tutto più veloce. Io lo sa o la so usare? Forse sono un boomer, ma non mi riesce. Non ci capisco nulla, non saprei nemmeno chiedergli come si chiama, non mi riesce a usare tra un po' il coso e il Google, fa un casino, Amazon lo chiamo Google lo chiamo Amazon, non mi capisce nessuno quando parlo, pazzesco. Devo tradurre o avete capito? Sono un po' toscano, non so se sapete. Però c'è l'uso dell'intelligenza artificiale a favore della musica, certo, che può essere anche uno strumento... Certo, sicuramente. No, cioè, è sempre con la misura, no? Io credo. Penso che... tipo mi viene in mente Chat GPT e tutti i programmi che attualmente mandi il testo e loro con gli algoritmi e tutto ciò che hanno ti fanno effettivamente una canzone dall'A alla Z precisa con tanto di strumenti eccetera, sono delle possibilità infinite e che ovviamente vanno anche sfruttate perché il progresso poi ti induce a credere in quella cosa là, perché poi è una nostra creazione, non è? Spaventa un po' questa intelligenza artificiale, ma l'abbiamo fatta noi, per cui dobbiamo saperla adoperare. Esatto, è sempre uno strumento, bisogna saperlo usare. Tutto quando accade nella storia, no? Qui ci sono grandi cambiamenti, fanno un po' paura, però la paura è figlia dell'ignoranza, secondo me. Quindi quando possiamo sfruttare quello che è un nostro figlio, diciamo, possiamo sfruttarlo nel migliore dei modi. Poi è chiaro, ci sarà anche il momento in cui darà dei problemi, ma quello è normale. Si vedrà. Proveremo a non affogare in questo mare di paure. Sennò si rischia di affogare. Appunto. Bravo. Il legno. Grazie. Affogare. Grazie. Al TEDx di Barletta. Che ne dite di utilizzare un po' anche le mani, oltre a... Per applaudire e tenere il tempo ora appena parte la base, chiaramente, perché sennò si sa dove si va a finire. Però vediamo un attimo se il TEDx... Pronti? E ti guardo andare via. Se la tua schiena non è niente male, la preferivo su di me. Ehi! Una corona dove affogare tutte le tue pa, di tutte le tue storie. Continui a bere acqua minerale e io non so capire, mi so spiegare, mi mando tutto a buttarmi. Sapessi andarci io per dimenticarti, per dimenticare quei occhi che ora Dio fanno così male, cazzo così male, ma non riesco e poi esco e ti incontro per strada con uno stronzo che non sono io. Cazzo che non sono io. Oh, ora ordino una Schweppes. Devo digerire tutte le parole che non sono riuscito a dire. Ma forse tardi me ne andrò a dormire, ma io non so finire, tu non sai ascoltare. Continua a bere acqua minerale, io non so capire, non mi so spiegare. Ma andiamo tutti a buttare. Sapessi andarci io per dimenticarti, per dimenticare la tua bocca che ora Dio non mi fa respirare, cazzo respirare, ma non riesco e poi esco ed incontro per strada con uno stronzo che non sono io, cazzo che non sono io.
acqua minerale, acqua minerale, acqua minerale, acqua minerale, bevi acqua minerale, tenta ad affogare. Ma non riesco, e poi esco, ed incontro per strada con uno stronzo che non sono io. Cazzo che non sono io. Oh, l'ultima volta le mani. Acqua minerale, acqua minerale, bevi acqua minerale, acqua minerale, acqua minerale, acqua minerale, bevi acqua minerale, attenta ad affogare. Grazie. Grazie. Grazie ragazzi. Ciao a tutti. E viva il TEDx. Ciao. Al TEDx, ciao.